Il viaggio della Costituzione fa tappa a Bari, benvenuti. In questa città abbiamo l'onore di affrontare il tema dell'articolo 4 della nostra Costituzione. L'articolo 4 si occupa del lavoro. La Costituzione dice che il lavoro è un diritto. Diritto, ma anche il dovere di lavorare. Lavoro e dignità permette di affermarsi, permette di essere riconosciuti. Una possibilità di emanciparsi, soprattutto se penso alle donne, se penso ai ragazzi e se penso a questa parte del nostro paese, il Mezzogiorno, dove la disoccupazione era ed è ancora molto alta. La Costituzione è un progetto, era un progetto di una identità politica, era il progetto di costruire un paese. Ed è un progetto che, per quanto possa apparire un po' strano in questo tempo, è per grandissima parte una scommessa vinta. Abbiamo deciso di esporre la Costituzione in questo luogo, che è un luogo legato al futuro, che è un luogo di passaggio, un luogo dove ci sono i vetri, dove tutti potranno affacciarsi e guardare la Costituzione. La Costituzione, vi dicevo, cammina sulle gambe della gente, ma perché possa camminare sulle gambe della gente occorre che la gente la conosca. Questo è il bello e il positivo di questa iniziativa, avvicinare le persone alla Costituzione. I ragazzi come voi potranno essere qui accompagnati dai loro docenti in questi giorni e potranno essere accompagnati dai loro genitori a guardare la Costituzione, che sarà esposta nello spazio Murat della città di Bari fino al 27 dicembre.